Sono le 21. Siamo io, Ballo, Andrea, l'autore, e un ragazzo che sta tremando dietro la telecamera perché siamo bloccati in ascensore nell'appartamento in cui registreremo il magnifico programma di Morgan. Come uscire da un ascensore per andare a trovare Morgan? Sto per spingere la mia prima campanella d'allarme degli ascensori della mia vita, e tutta la vita che aspetto questo momento, perché la mia mamma, quando mi avvicinavo così, mi dava un pugno su un occhio. Ora, ragazzi, sto per spingere. Basta. Allora, chiudi le porte. Schiaccia a terra, adesso lo slancio. Beh, una tecnica digitale, direi. Proviamo? Sì, ma non è una tecnica riconosciuta dall'ONU questa. Gli inglesi sono gentiluomini. Ci sono bloccati in ascensore apposta. Sto registrando? Balliamo, balliamo, facciamo anelli, parliamoci pure nell'elefante. Ti abbiamo preso il miglior piano elettrico che ci sia, lo conosci tu piano? Sì, è bellissimo. È molto bello, è il ton gioco. Allora, il ritornello lo facciamo senza ritmica? Tranne l'ultimo, quello un tono sopra, ok? È un pezzo armonicamente molto complesso, che c'ha tutte delle sfumature. Bello quello. Posso fartelo? È molto bello. Te lo faccio anche nella seconda parte, quando parti tu quando a cantare. Vuoi. Però non è microfonato, prendi, ecco, mettilo. Stai prendendo gusto, vedo? No, è perché ce l'ho, è una cosa talmente semplice che la posso fare. Guarda che era bella anche sciaffolata in quello slitto in mezzo, te lo giuro. And the outside temperature rises, and the meaning is also clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? Missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. You haven't got a clue. Shot of a full tank. I'm not quite the silly one way shot of a shrink ray. I'm not my usual top belly. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This seems to be spoiling. Finally happens. Whoa. It's finally happened.
Vero matto. Suonare con Morgan è molto affascinante, ha un modo veramente particolare di intendere il suonare assieme. A me diverte molto, non ci sono molti schemi, questa cosa, io sono uno molto preciso, pensavo mi stranisse e invece mi ha stranito in positivo, cioè penso che bisogna assolutamente seguire le sue follie musicali. Andiamo a riposarci un attimo, va. Abbiamo suonato almeno 40 strumenti. Secondo me questa cosa è venuta abbastanza bene, devo dire. Penso meglio delle prove. Meglio delle prove. Il che è rassicurante. Vuoi giocare a Shanghai? Ciao ragazzi, Ciao. Come mai abbiamo iniziato con i Queen? Abbiamo iniziato con i Queen perché ce l'ho anche tatuati qui, guarda. Guarda Freddy come... Che prima, mentre suonavamo, mi guardava un po' male. Sì, l'ho fatto perché... Dai, siamo l'unica band che ha fatto I'm Going Slightly Mad. Secondo me non l'ha fatto mai nessuno. Neanche Queen. Ma veramente non l'ha fatto neanche Queen. No, mai. Non hanno avuto anche tempo, perché non hanno avuto purtroppo il tempo di farlo. Poverino. Rifacciamola. When the outside temperature rises. Dai, quel testo lì è pazzesco. Il testo è bello, ma di cosa parla il testo? Dai, diciamo. Il testo dice... Quando la temperatura fuori si fa violenta, si alza e tu ne conosci perfettamente, cioè quando tutto fuori inizia a dare segno di follia e Freddy dice sto andando lentamente fuori di testa. Questo è uno degli ultimi pezzi prima di morire. Sì, sai quella cosa che mi ha colpito moltissimo di questo pezzo? Il fatto che alla fine, proprio sul finalissimo, lui dice and there you have it. Ma sai a cosa si riferisce? Io penso che o si riferisce ai giornalisti o si riferisce in qualche modo al fatto che lui dice l'avete voluto voi. Tu lo sai cosa si chiama? No. Al take di voce. Perché faceva fatica a cantare in quel periodo, vero? E alla fine ve l'ho dato. Hanno un sacco di registrazioni di inediti perché lui è morto cantando. Ma quando ci fu The Show Must Go On, è presente la parte che ha scritto Brian May, che è il bridge centrale, no? Lo special, sì. Quella che dice delle farfalle, eccetera, eccetera. And then I thought just like the wings of butterfly. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I could fly, my friend. Show must go on. Show must go on. Allora Fred, Brian, sei il mio idolo quando parti. Hai cambiato suono in strada. Dopo mi dici come hai fatto. C'è scritto lì. No, ho capito che c'è scritto. Chi è che ti ha regalato il primo disco dei Queen? Inaspettatamente mio padre. Che è tutto, ciò che può non essere glam è mio padre. Tutto ciò che può non essere... Ma la musica dei Queen era sconvolgente perché era sugli scaffali di tutti i posti. Piaceva a tutti. Senti, mio padre quando mi ha regalato il primo disco dei Queen mi ha cambiato la vita ed è assurdo che l'abbia fatto lui. Mio padre è del 24. Per cui mio padre è una persona che in casa aveva dei vinili che non ascoltava più nessuno. Tipo Rodolfo De Angelis. No, c'era Gino Paoli, eccetera, eccetera. Un giorno ero piccolino, vado nel giradischi di mio padre, che aveva questo giradischi, fa il medico il mio papà, prendo un giradischi che c'era un,
un elettrocardiogramma, sai quella cosa che scrive sui fogli millimetrati dell'elettrocardiogramma, no? un segno dell'elettrocardiogramma, e dico, cazzo, deve essere un po' più moderno questo, sembrava un'immagine un po' anni 80, sapeva di tecnologia, no? L'elettrocardiogramma, sì, sembrava una roba, invece, la frequenza, no? Okay. Invece l'ho tirato fuori, l'ho messo su e c'erano le registrazioni dei battiti cardiaci su vinile. Bello. Per gli studi medici, giusto? Che li ascoltavano su con vinile. Spartito magari, no? Con Spartito, no. fammi una roba in ottave sul re minore. Ma c'è il suono un po' troppo crunch. Il suono. Voglio più pulito. Ma proprio la China Girl, no? Sì, più cajon, ritmo di bajon, tipo la Isla Bonita, capito tantissimo.